Ciao ragazze, oggi vi faccio un veloce riassunto di giornata a Roma con Nail Lover. È una giornata gratuita dove per tutto il giorno vengono mostrati vari metodi di lavorare, di ricostruzione, di semipermanente. Lo consiglio a tutti, lo fanno solamente una volta all'anno, non si paga niente, anzi vi regalano tantissime cose. Solo la casa Nail Lover organizza una giornata full immersion di questo tipo. Sono andata da Brescia con treno fino a Roma, stesso giorno sono arrivata lì, corsa con la metro velocemente nell'auditorium, dove le amiche ci hanno prenotato i posti, altrimenti si sta seduti anche per terra. Tutto inizia alle 10 e mezza del mattino e finisce alle 7. Prima di tutto, per ogni ragazza aspettava un catalogo di questo genere, dopodiché tanti sconti diversi, pubblicità dei corsi che organizzerà firma Nail Lover. Qua ci sono le date, i posti, gli indirizzi. Dopo, una tavoletta di questo tipo ci viene regalata. Un lucido matte, è un contrasenso, è una copertura per il semipermanente o per il gel che dà effetto opaco, matte, nella botticetta di 5 ml. E poi uno di questi colori, io ho ricevuto questo glitterato gratuitamente GT11, che normalmente no, 29 euro costa un colore così, è proprio un colore con tanti brillantini. È molto molto ben pigmentato. Invece io uno dei tanti colori che mi sono comprata è questo, che è GT04, e ci sono tantissimi brillantini dentro e si possono fare tantissimi decori con questo smalto. Purtroppo trasudano un pochino, bisogna chiuderli bene 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 bene. Durante tutta la giornata si poteva acquistare prodotti con veramente prezzi convenienti. Sui smalti era 30%, su questo set durante il workshop era ancora più sconto, su gel anche 40, su ricostruzioni arrivava fino a 40, lampade, tutto quello che ci sono, che c'è, lucidi, colori, qualsiasi cosa era sconto da 20 a 40%. Si poteva anche vincere qualcosa perché hanno organizzato anche una lotteria durante tutto l'evento. E adesso vi faccio vedere tutte più o meno le cose che facevano vedere che si poteva imparare. Giorgia farà sopra il baby boomer, che Giorgio è molto veloce nella ricostruzione, e presentiamo direttamente, come esempio, il cuoricino, la ghirlandina natalizia in pittura artistica. Ogni tanto bomba il microfono. Io direi di lasciare la voce. Non vi dovete preoccupare se vedete che il bianco diventa leggermente trasparente, bianco lattiginoso, e sotto c'è a contatto la cartina che invece è colorata di azzurro. Però non dovete preoccuparvi, perché una volta che io toglierò la cartina, l'unghia rimarrà bianca. Comunque è molto bello vedere da quale unghie così grande, ragazzi. Non vi perdete nessuno. Quindi, come vi dicevo, tendo sempre a mettere un pochino meno prodotto nella zona verso l'unghia naturale e leggermente più prodotto nella zona della punta del margine libero. Precisione, oppure chi di voi magari è principiante rimane un po' più lenta. Io scendo sempre un pochino di più nei laterali, in modo tale da avere poi il laterale perfetto con la levatura. E come vi dicevo, aggiungo leggermente, leggermente un pochino più di prodotto in punta. Dalla camera non si vede benissimo, però ragazzi, per fare questo effetto, siccome sembra una stupidaggine, ok? Sembra facile fare il baby boomer, però in realtà degli errori che magari se li facciamo poi a livello finale sono delle discromie, cioè non viene questo bello effetto dal cover rosato al bianco latte, ok? Simone Quindi Giorgia stesso. vi sta spiegando come farlo al meglio, cioè nel senso non dovete mettere tanto gel lattiginoso tra l'unghia naturale In e questa zona. la cartina. Lì ce ne va pochissimo, dallo schermo non si vede, ma in realtà è proprio sottile, 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 perché sennò poi dopo, quando noi andremo a ricoprire con il cover,
rischiamo che se troppo spesso lo spessore del gel lattiginoso sotto, quando limiamo, togliamo via il cover. Ok, quindi lei ha messo più quantità di gel nella punta, sì, ed è arrivata, diciamo, tra unghia, diciamo, tra l'unghia e la cartina con uno strato sottilissimo. Ok, sì, preciso, ok? Non deve essere mai né troppo stretto né troppo largo, perché essendo un'unghia all'estremità, che non sembreranno uguali e avrete delle linee miste, ma comunque coordinate tra di loro. Chi di voi piacciono le unghie di Sonia? Vero, sono belle, poi se vedete anche le fuori da vicino. Allora, quindi la prima linea è all'interno della fascia, la seconda all'esterno. Catalizzo un attimo. Intanto ragazze, io ho applicato una pallina di cover Spider. Questo è un cover, come ha detto già Eva, per una colorazione leggermente pescata. E praticamente è ideale per fare il baby boomer, perché vi darà una tonalità che si lega molto bene al bianco e al light pink per fare poi la sfumatura. Vedete, se vicino, già è proprio il pezzo, ok? Lascia addirittura i segni del pennello, però lavora, esatto, e soprattutto il cover styler è ottimo per fare il baby boomer, perché come vi sto per far vedere, si sfuma molto molto bene. Quindi praticamente hai creato un falso. Ora ho creato, esatto, ho fatto un letto uguale, l'ho abbozzato in realtà, giusto per dare la forma arrotondata dello smile. Una volta che ho ottenuto questo muretto, non vado a lasciarlo come se fosse un'unghia con il French, ma vado delicatamente col pennello. Piatto. Il pennello l'ho trovato dentro nel. Il pennello è già nel kit, è un pennello in setola naturale, in modo tale da avere un tocco molto molto delicato che non lascia troppi segni, e come potete vedere, toccandolo in superficie si sfuma. Bellissimo. Il cover senza lasciare le macchie. Dopo aver colonizzato le due linee in verticale, faccio quelle in orizzontale. Molto importante catalizzare la colorida come se fosse rifinita in acrilico, e quindi anche il baby boomer viene dai paesi freddi, ok? Il baby boomer come moda è entrato dalla Svizzera e dalla Germania, ok? Prima hanno iniziato loro a fare questo effetto, e successivamente qua in Italia ha avuto un grande boom, un grande successo. Chi di voi fa spesso il baby boomer? Lo chiedono? Sembrerà rigido, ma è fondamentale, perché vi permette di ottenere un'unghia perfetta. Quindi sempre dovete cercare di mantenere questo parallelismo, prima per i due laterali, e poi una volta fatti i laterali potete osservare anche da dietro lo spessore della struttura, e quindi andiamo a togliere anche le pance laterali che sono in eccesso, sempre mantenendo la lima parallela al dito, in un lato e nell'altro. Ok. Buecca. Rimane molto ben resistente, attaccata perfettamente a vero sopra al lavoro, ok? Io chiedo anche magari se vuoi fare un giretto e fai vedere alle ragazze vicino. Bianco, e sta utilizzando il pennello, che è che pennello è? Il kitchen, poi facciamo scegliere il pubblico. Allora, quindi adesso farai una forma. Świetne, nie? Takie proste, ma taki efekt. Tak, ale. Ci si possono ricreare anche dei piccoli decori in superficie. Diciamo che ha una texture un pochino più liquida, ok?
quindi è leggermente più morbido. Metto solo sulla riga una sfumatura con questa. Il puro pigmento ragazzi è ancora più sottile, è impalpabile, che è proprio una polverina. Se la notate da vicino, perché okay, dallo schermo sembra molto grande, sì, in realtà è molto sottigliata e focolata. La mia bombatura, perfetto. Ok, allora io invece ho fatto la base con lo styler, perché se voglio fare però specifica un attimino che prima con lo styler sopra le occhiaie con una pallina, ok? Sì. Perché magari dallo schermo non si vede bene. Cioè per creare la base del pigmento con il gel builder styler, che rimane molto bello e consistente, ha creato, però si autolivella benissimo. Allora poi lo faccio per rimeditare, vado a strassare e faccio la base col cream bianco, che se poi troverete vi innamorerete, perché anche se noi lo stendiamo un po' male, all'interno della lampada si autolivella, quindi come esce dalla lampada e quindi per la polimerizzazione rimarrà praticamente tutto omogeneo. Allora io completo con tutto il viso con il cream 01 che è bianco. Io nel frattempo con il mio cover pink rosé, piano piano sto facendo la bombatura. Cerco di toccare il meno possibile il mio prodotto, in modo tale rimane più perfetto e avrò meno da animare. Guardate che lavorazione del cover, cioè questo è quando inizi a sapere gestire i materiali che hai sotto le mani, ok? Che quasi si sta creando da sola già lo strato della limatura, addirittura alcuni di loro non la terminano nemmeno la limatura dello smile line, perché già viene perfetto dall'inizio. Le Babbo Natale. Dove creo degli spessori e invece degli effetti un pochino più in trasparenza. Solo questo gel vi permette questo effetto, perché non si apre, invece il brush up si apre libero e non vi dà più questo effetto di pennellata. Che brush up in realtà è creato per il monocolore, creato per coprire le unghie con il monocolore tinta unita. Certo, ma noi shop.